Ecco, gli argomenti di questa lezione sono un po' vari, vogliono insomma far parlare un po' l'algebra. Ho visto sul registro che in informatica avete scritto numerazioni in base 2, in base 16, sistema binario, eccetera. Tutto si basa sul fatto che ogni numero si può scrivere in forma polinomiale. Quindi vi dico che cos'è la forma polinomiale di un numero. È una caratteristica di un numero naturalmente naturale, ma anche se poi è decimale va bene lo stesso, è una caratteristica propria del nostro sistema di numerazione. Per semplificare, noi sappiamo che se io prendo un numero 2175, io questo 2175 lo posso scrivere come 2 per 1000, queste sono quindi 10 alla terza, più 1 per 100, cioè 10 alla seconda, più 7 per 10 alla 1, più 5 sono le unità 10 alla 0. Cioè, in poche parole, come mai il nome polinomiale? Il nome polinomiale deriva dal fatto che questo numero lo posso scrivere come un polinomio nella, passatemi il termine, variabile 10. Cioè, se invece, quindi vedete, io ho 5 decine, 5 unità, 7 decine, un centinaio, 2 migliaia, e così si può andare avanti. È una caratteristica del nostro sistema di numerazione. Il nostro è un sistema di numerazione, si dice posizionale, cioè è importante la posizione del numero. L'uno messo qui o l'uno messo qui hanno due significati profondamente diversi. Ecco perché si chiama sistema di numerazione posizionale. Pensate invece al sistema di numerazione romano, non è posizionale, è un sistema, si dice additivo. Pensate a quando scrivete due, fate due stanghette e il valore della stanghetta è assolutamente identico. Cosa non vera, se io scrivo 11 nel nostro sistema indo-arabico, diciamo, in cui queste sono unità, queste qui sono decine. Quindi la posizione dà anche un significato completamente. Se invece di scrivere 10 noi adesso scriviamo p di x, cioè lo scriviamo come polinomio, allora un numero qualsiasi lo possiamo scrivere, questo numero qua, 2175, lo possiamo scrivere in una base x qualsiasi. Quindi possiamo scrivere 2 per x alla terza più x alla seconda più 7x più 5. E questa è una base x. Naturalmente, se io ad esempio dico x a base 16, giusto? Quindi x è uguale a 16, famoso sistema esadecimale. Cosa vuol dire sistema esadecimale? Che usa come cifre, qui usiamo le cifre da 0 a 9. Invece usiamo le cifre 0, 1, 2, fino a 9 e poi ci sono i simboli 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Allora, quanto vale 2, 1, 7, 5 in base 16? Beh, vale 2 per 16 alla terza più 16 alla seconda più 7 per 16 più 5. Questo P di 16 praticamente è il valore di 2175 in base 16. Quindi la forma polinomiale è qualcosa di più generale, insomma. Voi avete visto anche la base 2, no? La base 2 sono polinomi dove i numeri vengono, diciamo, queste sono le unità, ma in base 2, queste non sono le decine, si chiamano le, non so, duine, le coppie, però sono i gruppi di due, diciamo. Quindi se io ho un numero A, B, un numero scritto così come ABCD,
Allora cosa dico? Dico che 2 alla 0 per D, poi abbiamo 2 alla 1 per C, poi abbiamo 2 alla seconda per D e poi abbiamo 2 alla terza per A. Insomma, in un sistema base 2, usa soltanto i numeri, le cifre 0, 1, come voi sapete. Quindi se voi volete contare in base 2, 1, 1, 0, 1, 1, poi dopo c'è 1, 0, 0, non si dice 100, ma si dice 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi l'8. A noi servono i numeri in base 10, non in base 2, in base 3, insomma. In base 10 noi un numero che scriviamo ABCD con le cifre ABCD, attenzione, non confondiamo ABCD in algebra, vuol dire A per B per C per D. Quando questo qui è un numero naturale, queste qui sono le cifre, sono le cifre ABCD, il numero lo posso scrivere come 10 alla terza A più 10 alla seconda B più 10 C più D. Quindi D pesa 1, questo C pesa 10, B pesa 100, A pesa 1000. Questa è la forma polinomiale di un numero. Questa si chiama forma polinomiale di un numero scritto in base 10. A tal proposito, vediamo un problema risolvibile con equazioni, una semplice equazione di primo grado, che usa questo concetto. È l'esercizio numero 289 nel capitolo delle equazioni. Dice: in un numero di due cifre, la cifra delle unità supera di 5 la cifra delle decine e il numero è il triplo della somma delle due cifre. Trova il numero. Se voi vedete nella soluzione c'è scritto 27, d'altra parte se faccio 7 più 2 9 per 3, il triplo fa 27, e 7 supera di 5 2, cioè la cifra delle unità supera di 5 le decine. Questo naturalmente può essere una soluzione per tentativi, noi però vediamo come si può impostare un'equazione per risolvere il problema. Allora, qui abbiamo, noi dobbiamo indicare con x la cifra delle decine e con x più 5 la cifra delle unità. Attenzione bene a questo problema, che poi nel questionario ve ne do due molto simili in cui c'è da usare la forma polinomiale di un numero. Allora dice, traduco in questo modo che la cifra delle unità supera di 5 quella delle decine, quindi se quella delle decine è x, quella delle unità sarà x più 5. Allora dice che questo numero da trovare, è il triplo della somma delle cifre. Allora, cerchiamo di impostare l'equazione. Il numero, come si scrive il numero? Il numero lo devo per forza scrivere in forma polinomiale, cioè devo scrivere 10x, x decine, più le unità. Adesso le metto tra parentesi per capirci, però la parentesi qui non è necessaria. Questo qui è il mio numero n. Se un numero n è formato da x decine, x più 5 unità, il suo numero è 10x più x più 5, quindi in forma polinomiale. Questo deve essere uguale, mi dice il testo, al triplo della somma. Il triplo della somma è x più 5. Questo qui è il triplo della somma. Ora risolvo la mia equazione, quindi 10x più x più 5 uguale x più x fa 2x per 3 fa 6, 6x più 15. Portiamo tutte le x da una parte, 10 più 1, 11, meno 6, 5, 5x uguale 15 meno 5 fa 10, x uguale 10 diviso 5, 2. Abbiamo trovato che x uguale 2.
Quanto vale il nostro numero? Il numero avrà due decine e 2 più 5 unità, 27. Quindi il numero è 27. Solo che un numero è formato dalle cifre A e B, voi il numero non è AB, perché AB in matematica vuol dire A per B, ma la scrittura corretta del numero è 10A più B. Se invece vi dico che il numero ha tre cifre ABC, io non scrivo ABC, perché se no in matematica vuol dire prodotto, ma lo scrivo 100 volte A più 10 volte B più C. Questa è la cosa fondamentale. Con questa nozione di forma polinomiale di un numero si possono dimostrare dei concetti, ad esempio i criteri di divisibilità. Voi sapete che io devo testare che un numero è divisibile per 3, che cosa faccio? Sommo le cifre. 7 più 1, 8, più 2, 10, più 3, 13, non è divisibile per 3. Se invece la somma delle cifre è multiplo di 3, è divisibile per 3. Come mai succede questo? Come mai, una cosa curiosa è questa, quindi sistema, facciamo così, criterio divisibilità per 3. Allora, questo lo si può dimostrare con la nostra forma polinomiale, e cioè adesso io mi limito a tre cifre, così la facciamo più semplice, però vi accorgerete che per quattro cifre il ragionamento è analogo. Prendiamo un numero di tre cifre, sarà 100A più 10B più C. Supponiamo che, adesso usiamo un trucchetto, 100 lo scriviamo come 99 più 1, quindi 99A più A. 10 lo scriviamo come 9 più 1, 9b più b, e c lo lasciamo così. Se avessimo avuto 1000a o 1000d, avremmo scritto 999 più 1. D'accordo? È un trucchetto che serve per la dimostrazione. Ora che cosa faccio? Mi prendo questi due termini, 99a e 9b, e raccolgo. Posso raccogliere un 9. 9 aperta tonda, 11a più b, più a più b più c. Osserviamo adesso questa scrittura. 9, 11a più b sicuramente è un multiplo di 3. 9 è già multiplo di 3, anzi non è solo multiplo di 3 questo, è anche multiplo di 9, eh? Questo qui può anche essere scritto con un 9k. Poi un multiplo di 3 e di 9, sicuramente di 3 e di 9. Mi interessa solo vedere come è fatto questo addendo qui. Capite se chiese questo addendo, che guarda caso è formato dalla somma di cifre, e anche lui multiplo di 3, allora la loro somma è multipla di 3. Quindi, ripeto il ragionamento, se questo numero qui fosse un 3H primo, fosse multiplo di 3, la loro somma è multiplo di 3, quindi anche n è multiplo di 3. Questo è il motivo per cui serve guardare soltanto le ultime tre cifre. Naturalmente questo è un trucchetto per il criterio di divisibilità per 3. Se io cambio criterio di divisibilità, il criterio di divisibilità per 2 mi dice un numero divisibile per 2 se l'ultima cifra è pari, devo guardare solo l'ultima cifra, me ne frego del resto. Ma questo è ovvio, perché se io un numero, facciamolo di 4 cifre, perché devo guardare solo l'ultima? Ma devo guardare solo l'ultima perché tra queste posso raccogliere un 10. 100A più 10B più C. Ma se io raccolgo un 10, vuol dire che tutto questo è un multiplo di 2, questo è un 2H.
Quindi, quando è che questo è un numero pari? Mi basta soltanto guardare l'ultima cifra, cioè mi basta soltanto guardare D. Questo D deve essere anche lui un 2 tanto. D'accordo? Quindi 2, 4, 6, 8 e 0. Finisco qui questa lezione, guardatela tante volte, perché i concetti sembrano banali, però parliamo di genetica. Mi raccomando, alla prossima.